Ciao e belli a tutti ragazzi, io sono Universal e benvenuti in un mio nuovo video. Oggi finalmente è venerdì e parleremo della tredicesima vittima di mafia. Già avevo preannunciato di chi fosse, avevo detto che era un medico legale, che lui è stato veramente uno dei più grandi esponenti di medicina legale in Italia. Ed è stata una vittima della mafia, ora spiegherò il perché. E stiamo parlando di Paolo Giaccone. Paolo Giaccone è stato un medico legale palermitano, veramente una persona che si è spinta contro di tutti per andare a fondo nella medicina e per combattere la mafia attraverso la medicina. Lui lavorava al Policlinico di Palermo e anche lì purtroppo perse la vita. Beh, lui si occupò di grandissimi omicidi di mafia, investigò per gli omicidi di Piersanti Mattarella, di Mario Francese, di Gaetano Costa, di Cesare Terranova. Si occupò di tantissimi, tantissimi, tantissimi crimini e purtroppo questo lo portò a essere uno dei nemici di Cosa Nostra. Poi, verso dicembre dell'81, gli affidarono una, diciamo, non una missione, ma gli affidarono comunque un incarico di investigare e di raccogliere il sangue perché c'era stata una sparatoria tra le vie di Bagheria e doveva indagare sul killer Giuseppe Marchese. Tutti i suoi cari amici, la sua famiglia gli aveva detto di non farlo perché poteva rischiare grosso, ma lui si spinse e se ne fregò di quello che gli dicevano, accettò l'incarico e incominciò a investigare. Questo però lo portò anche purtroppo alla morte, appunto l'11 agosto del 1982, dopo le 8, tra i viali alberati della sua seconda casa, il Policlinico, venne raggiunto da alcuni colpi di pistola sparati da due killer non poco distanti da lui, ed era là che stava assaporando la natura ed era la che stava aspettando di entrare al lavoro, forse per indagare su Giuseppe Marchese. Purtroppo lui non è stato abbastanza ricordato, un po' dalle istituzioni sì, non come Philadelphia Paro dell'altra volta, la scorsa storia di mafia, lui Philadelphia Paro proprio non è stato ricordato, invece lui un po' così perché nel luogo dell'eccidio c'è una lapide dove appunto riporta chi era, le date di nascita e di morte, e comunque ricordato perché il Policlinico è intitolato a lui, appunto il Policlinico di Palermo si chiama Paolo Giaccone, comunque molto ricordato dagli studenti, che è proprio un esempio che tutti dovrebbero seguire per diventare medici, è una persona veramente che si batteva per tutti. Purtroppo lasciò una moglie e quattro figli, ragazzi, quattro figli, sono tanti. E lui veramente è una delle persone che dovremmo ricordare sempre perché lui è una di quelle persone che ha lottato, le persone che ha dato tutto il suo impegno, morto nel servizio, perché è morto proprio mentre stava lavorando praticamente. E fu veramente un brutto colpo anche per Palermo in quegli anni, proprio negli anni 80, proprio da quel 1900, dal 78 in realtà, però dal 1980 fino a tutti gli anni 80 furono anni brutti, brutti, brutti. Appunto, ne parleremo molto di questi anni perché furono anni belli, spensierati, anni che non ci dimenticheremo mai perché ogni 80 hanno avuto lati positivi e negativi, però per Palermo sono stati anni brutti. E questo qua era soltanto una delle poche vittime di mafia. Voglio ricordare Paolo Giaccone, ragazzi, perché è veramente una persona che va ricordata come tutte le vittime di questa brutta organizzazione. E niente, questa qua era la storia di Paolo Giaccone. Ragazzi, beh, io vi saluto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi. Attivate la campanellina per non perdervi mai le notifiche quando caricherò un video. Vi ricordo che domenica dovrebbe uscire qualcosa di speciale come avevo promesso. Ancora sono indeciso se fare il lapbook o se fare una challenge con un ospite speciale, non lo so, oppure un'altra cosa, vedrò comunque di inventarmi qualcosa. Così
consigliatemi sotto se volete, ditemi quello che potrei fare, se fare l'appbook, se costruire l'appbook, se fare una challenge con un ospite. Richiedete, io vi accontenterò. Niente, seguitemi su Instagram, mi chiamo Andrea Amaro 2006, il video finisce qua. Da Andrea Amaro è tutto, ci rivediamo al prossimo video. Ciao!